Ma che te clicchi sui video dell'altri? No, scherzo! Benvenuti in un altro videino della storia del muori! È un po' tutta la storia del muori, quindi preciso! Uno all'anno ne faccio, perché così posso andare in giro ed essere un divulgatore! Ma che cosa di portarci, boss? Grazie comunque che avete apprezzato tanto l'altro video. E mi avete anche detto che in dei licei li hanno proiettati in classe, mettendo in pausa così il professore spiegava meglio dei punti che io accennavo. Professori, ma che cazzo fate? Comunque grazie. Ah. E spero che pure questo vi possa dare una mano, come mizio scevola, perché oggi si parla di Roma. Oggi si parla della metroa sub Augusta, sotto il regno di Augusto. Furio Camillo, colui che fece la bua a Veio. Basta. Premessissima, doverosissima. Il video di Sparta è uscito di 2 ore e ci ho messo 2 mesi. Ma stavamo a parlare di Sparta, con tutto la Morris. Ci sa, lasciamo i sandali con la storia di Sparta. Quindi sto giro ci ho messo di più, ma anche perché ci ho avuto dei cazzi mia. Scusa, ma così iniziamo a parlarne il giorno del suo compleanno. E verrà un po' più lunghettino, mi sa. E nonostante questo, non posso star qui a dite tutta la storia di Roma. Un pezzetto, sì. Ma appunto, come a Sparta non t'ho detto tutto, figurate qua. Cercherò di accompagnarvi in questo viaggio millenario. Anzi, 1229 nario. Più di 1000. 229 anni, buttali via. Dalla fondazione alla caduta dell'impero romano. D'occidente, stiamo a parlare. Se volemo vedere pure quello d'Oriente, lasciamo perde. E le fonti che ho consultato stavolta per fare questo video sono Storia di Roma di Indro Montanelli e poi Morte nell'Arena, Storia e Leggenda dei Gladiatori di Federica Guidi e altre fonti sparse qua e là. Un bordellus de fonti, perché voglio fare cose per bene in sti video. Non si può sbagliare qua. Ho ricontrollato 14 volte per non disfonnoni. Quindi se non ve sconfinfera qualcosa, non va piate con me. Hai sbagliato, no! Piate magari i libri! Non so niente, non voglio sapere niente! Così come non so il latino. Ma da quello che ho capito, è uno scam pure questo, come il greco. Dai! Il latino è dittonghi a caso! Aia rosa e grate! Aio! Latino! Ste cose l'hanno create per farti sentire in coglione! Ma non è vero niente! Non da retta Eusclapio! Vi mette il 5 gamma! Ma quello è greco, lasciami! E userò come pretesto, perché questo è per parlare della storia di Roma, questo film di Ridley Scott, che ha vinto proprio una cifra bus di Oscar! E che non mi ricordavo per niente. Una quasi prima visione, perché lo vidi solo una volta al cinema da vicino. Pensa a te. Ma che film? Il Gladiatore. Questi esempi di forza, coraggio e disprezzo della morte. Come ti permetti? Screanzatus. Questi uomini costretti quasi sempre, poi vedevo, a combattere per il divertimento delle genti. Roba seria, uomini duri, pure il ragazzino da DreamWorks se sarta addosso. Gladiatore, parola che deriva da gladio e vabbè. La corta spada, che termina con un grosso pomo, a controbilanziarne il peso, perfettamente bilanciato. Ut omnia esse debet. Ma non era la spada originale usata dai romani, la sostituirono col gladio, perché era meglio. Soprattutto negli scontri corpus a corpus. E già la cosa te l'ho detta. Divulga muori. Quanto so bravo. Se ti interessava solo sapere da cosa derivi gladiatore, avemmo finito. Ciao. Se no, via il film incipia con le scrittine. Sì, le scrittine non servono. Ce le metto io le scrittine. Che so sti muri di testo. So vedere un film, non voglio leggere. I film sono stati creati apposta. Le scrittine però ci informano che siamo al tempo di Marco Aurelio, che regnò dal 1060, dal 1000, che regnò dal 161 al 180 dopo Cristo. Cristo. Quindi è l'età imperiale, la terza. Da mo che stavo in giro, Nagapitus, da quasi 1000 anni già. Quando l'impero romano si estendeva da lì fino a qui. Storico accuratissimo, Vaccherobettus, cit traiano. E qua infatti è il 180 dopo Cristo. Quindi storicamente esatto. Bra, ma il 180, mi sa che Marco Aurelio famo proprio un tempo a vederlo. Che ci informano che siamo alla fine delle guerre marcomanne, barbari che minacciavano il regno. Niente di nuovo. E finalmente ecco il vero protagonista del film, Russell Corvus, ma de che? Il grano! Il vero Deus Ex Machina del film, con musiche che te la fanno pian male, ma anche bene.
qua la sensazione un po', capito, di forza, ma anche tristezza, tutto un giallo. Se no, ocra. Che ci vuoi dire, Ridley? Che gli uomini sono come spighe di grano? E la guerra li falcia? Che l'importante nella vita è il grano? Lo è sempre stato? Ma sarà mica una città ai fasci littori? E che so, per rispondere a questa domanda dobbiamo fare un passettino indietro e poi un altro, e poi un altro ancora e tornare proprio all'inizio, inizissimo dell'antica Roma dei re. In principio c'erano due gemelli. Lo so, è l'inizio vero, ma posso parlare di Roma senza la fondazione? Ma scusami. Ma prima dei gemelli ce n'è un altro famosissimo, Avo di Romolo e Remo, Enea. So due storie diverse. So una prima di un'altra. Sono tutti parenti, come sempre. Enea, figlio di Afrodite. Venere. Mica l'ultima meretrice del lupanare. La prima delle meretrici. Bastava chiedergli per piacere, per giacere. Nel senso, è un complimento. Era fatta così, non c'è niente di male. Enea, quello che fuggì da Venere. No, scherzo. Dopo il casino con Agamennone, Achille, Ulisse e tutti i greci. Arrivando nel Lazio, e sposò Lavinia, fondando la città che portava questo nome. Lavinio gli ha dato il nome della moglie, sì. Nell'antichità erano un po' tutti simpus. Cazzo, lui è fuggito dalla guerra dei simp. Guarda Paride. Il figlio di Enea, Ascanio, fondò Alba Longa e fece un sacco di spettacoli. Dopo 8 generazioni, i discendenti di Enea, i Latini, ancora regnavano nel Lazio. Con due fratelli, Romolo e Remo? No, aspetta. E come tutti i fratelli, a una certa litigano e cercano di accoltellarsi per potere. Perché qua non stiamo a Sparta, la diarchia ci sta sul cazzo. Ci provavamo ogni tanto a far governare due come i consoli, ma poi gnafamo. L'uomo forte! Ora, nei tempi moderni, si litiga sulle case che ha lasciato nonno. Vendemola che mi servono i denari! Ambulanza! Is back! Ambulanza! Ah, ambulanza! Ambulanza! Ok. In antichità si litiga per il regno che ha lasciato nonno. E un giorno, Amulio... Chi? Amulio? Ma che nome è? Amulio! Vai nell'agro, Amulio, vai, che quello è il posto tuo! Scaccia suo fratello Numitore e ammazza tutti i suoi figli. Perché la congiura o la fai bene o vai a far bracciante. Li ammazza tutti, tranne una. E lo vedi che devi via la zappa? Rea Silvia, forse l'ha già sentita, forse no. E un giorno Rea Silvia, tanto caruccettina, s'abbiocca e arriva al fiume. E chi t'arriva di soppiatto a fare il ratto? Giove? No, Marte! Che fa l'amore con lei! Consenziente? Gli dei non stanno a vedere ste cose. Comunque Rea Silvia manco si sveglia e rimane incinta. Ora capisco perché mo fa sempre a botte, sì, per compensare. Manco che è svegliata! Un cine pane e matone. E da lei nascono due gemelli! Romolo e Remo? Sì! Quindi i romani sono discendenti sia di Venere che di Marte! Mica bruscolim! Ma Rea Silvia, avendo paura di Amulio, li mise su una zattera. Oh, dai tempi de Mosè, li buttano nei fiumi stilionati e come va va. In seguito Amulio si stupirà che i nipotini torneranno incazzatissimi e con mal de mare che non si spiegano. Ma siccome a Roma siamo gente seria e non se famo salva dai faraoni, poverinus, premute de fichi e bicchieri d'alabastro, Romolo e Remo sono stati salvati da una lupa! Gli Stark degli hipster, Mowgli un poveraccio. Ma forse non era proprio una lupa, anche perché, cioè, avete un probabilina che una lupa si sia presa i pupetti. Famo che non ve sbrano. Mi serve sostentamento per sfamare i miei dei cuccioli, ma no. Anzi, tolgo il latte ai miei cuccioli per voi. Non, no. Ma una donna, Acca Larenzia, chiamata la lupa perché era scorbutica e cornificava al marito. Vabbè, insomma, Romolo e Remo crebbero e tornarono ad Alba Longa a sbragare Amulio, rimettendo Numitore. Quindi poi se presero il regno dei Numitore? No! Crearono una loro città con giochi gladiatori e donne non proprio vestali de lusso, andando proprio dove la loro zattera si arenò da piccini, fondando Roma! 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 No! Rema! Che cazzo de nome è Rema, frate? Va bene penatri remi. Così, come tutti i fratelli, a una certa litigano e cercano di accoltellarsi per il potere. Stavolta però, per risolvere la disputa, invece di fa botte, si sfidano a Davis Watching. Con tagli uccelli. Remo si mette sul colle Aventino. Romolo sul colle Paladino. Remo vede 6 uccelli. Romolo 12.
Sì, vabbè, tu hai visto un pollaio. Vince Romolo, che scava un solco a delimitare il territorio di Roma. E se qualcuno lo oltrepassa, morso. Me mozzichi? No, e io lo scavarco. Guarda un po'. Romolo allora non può far altro che parlarci. E dai, ti ho fatto tutto il rito, tutta la cosa. Ho vinto. Fa sempre così, vai. Lo dico ad H. No, non fece così. Lo accoppò con una badilata. Era il 21 aprile 753 AC. Milan! No, Roma! Nasce Roma! Ma è andata veramente così? Probabilmente no. In verità vi dico che a Roma siamo tutti bolognesi! Ma quanto è bello andare in giro per i colli di Roma in città! E non perché faceva i zaini, Roma invincibile! Perché probabilmente, sempre probabilmente nella storia, si sa mai, un gruppo di albalonghiani si è sganciato. Per andare a fondare sta nuova città. E quelli d'Alba Longa discendono da un popolo che discese dal nord 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 più nord, i Villanoviani. Prima si fermarono in Emilia a Magnè Tortellini e a fondare Villanova, Bologna. Ma non lo sapevo mica. Non sono capace a fare gli altri dialetti. E poi Alba Longa. E forse tra quelli che si sono staccati da Alba Longa per fare la nuova città ci stavano pure Romolo e Remo. Ma qui sorge un problema oltre alla città. Siamo tutti uomini. Come la famo sta città? Adottamo? Non si può fare. Ho un'idea migliore. Il ratto delle Sabine. Voglio parlare di sta cosa, perché io ho sempre pensato a sta cosa come una macchia dei miei avi. Io mi sono sempre vantato, Roma, no, no, no. E non si fa così. E infatti pare, e io spero sia così, sia stata più una sitcom nel sangue, eh? Ma non così brutto come si dice, risolta proprio dalle donne. Perché come sappiamo, Romolo invita in città i Sabini con il loro re Tito Tazio. Poi si arrubano le donne e li cacciano. Fine. Questo sapete. Ma te pare che finisce qua? Te pare che i Sabini fanno ok e ave? No! Tornano, giustamente, per ripiassare le proprie figlie, cugine, sorelle, e cominciano a coltellarsi tra loro. E in tutto questo si mettono in mezzo proprio le rattate. E basta un po'. Solo badilate, ragionate, accannates. Noi non vogliamo diventare orfane se vincono i Latini, o vedove se vincono i Sabini. E anche se ci hanno rapito, se siamo trovate bene, tra un po' potremmo andare a via del Corsus. Quindi da, rimanemo. La sindrome de Roma, before sindrome de Stoccolma. Però tutta sta storia, romanzata, per carità, fa intendere che semplicemente i popoli si sono mischiati, come succedeva sempre. E la cerimonia del ratto è una cosa che si faceva ai tempi. Anche perché i romani stanno così con le cerimonie, la religione, i riti, gladiatori anche. E sto ratto era col benestare della sposa, ma soprattutto del padre. Tant'è vero che Romolo e Tito Tazio regnarono insieme fino alla sua morte. De Tito Romolo ha retto di più. Quindi lo vedi? Può essere che non sia stata così brutta. Sono contento. Andava tutto bene. No. Dopo i Latini, il gruppo di Romolo e Remo e i Sanniti, c'era un altro gruppetto di persone durante la fondazione di Roma. Un gruppo che hanno trovato già lì e che già aveva fondato una città dove dovevano fondarla loro. Sì, proprio qua gente là. Gli Etruschi! Perché sì, probabilmente Roma deriva da Rumon, che in etrusco vuol dire fiume. Quindi loro magari avevano un sacco di Rumon sparse per il Tevere. E vi dirò di più, se vi dicessi che persino Romolo può essere sia etrusco, che siamo tutti toscani e bolognesi. Perché oltre a Rumon, scavare il solco con l'aratro, come fece Romolo, è un rito etrusco. Vide 12 uccelli, come 12 erano le province etrusche. Non so più chi sono. Ricordo chi sei. La Maremma Buaiola.
Non si capisce beh come sia nata. Fatto sta che tutte e tre le tribù si stabilirono là. Latini, Sanniti ed Etruschi, o Tirreni, il mare a cui è nudato il nome. Ma perché st'odio verso gli Etruschi? Perché le altre due tribù hanno cacciato i Toscani? Non volevano rinunciare alla C? Per un po' di motivi. Primo, erano snobbettinis. Ma anche ha ragione, perché sono pieni di misteri questi Etruschi. Innanzitutto, non si sa da dove sbuchino. Chi cazzo siete voi? Non erano villanoviani. Sono sbarcati. Hanno vista la terra? Mio! Si dice arrivassero dall'Asia Minore. E appunto, Satiravanus, perché erano più avanzati delle altre due tribù, sia tecnologicamente, perché erano ingegneri bravissimi, hanno bonificato le paludi, ma veramente, sia nei diritti civili. Ad esempio, le donne erano trattate meglio, erano più libere, al contrario di quelle romane, che all'epoca, vicino al camino, non se deve spegnere. O la dea Vesta, la dea della vita, se incazza. E poi che vuoi fare? Seguire il costume toscano? Citta. Che male c'è? Nell'antica Roma voleva dire fare la puttana. Ma basta! Veramente, eh? Ma quanta cattiveria, madonna! Chi? Giunone! Il secondo motivo è che, al contrario dei romani, che erano austeri e lavoratori, questi sono i valori dei romani. Solenni, religiosissimi, senza vizi, dediti al coraggio e al sacrificio. Gli Etruschi invece erano come i toscani di adesso. Cazzeggiavano, pensavano a divertirsi. Anche durante la guerra, però. E invece i romani no. E c'avevano già da allora sta cosa che, piuttosto che unirmi all'altre città, repo da sola. No. Si odiano gli uni e gli altri da migliaia di anni, da prima della fondazione di Roma. Ma le loro mollerie, i romani le consideravano corruttive per i giovani. Qualcuno pensi agli infantes. Li odiavano per queste cose, ma per le cose di prima, tecnologie eccetera, un po' li ammiravano. E li frebbutavano. No, avi miei, che onta! Tipo la toga, non è proprio romana. E a una certa, con Tarquinio il Superbo, re etrusco. Gli ultimi tre re sono stati etruschi. I Tarquini, col Superbo, non gli avevamo fatta più. Perché la gente dell'epoca era incazzata fracicus. Le altre due tribù si uniscono, probabilmente col ratto delle Sabrine Ferilli, e v'avemo cancellato dalla storia! Insomma, perché sappiamo chi siete, ma è rimasto pochissimo, poverini. Avrei voluto sapere qualcosa in più. No! Cancellati! Legalizzati dall'Imperium! Perché con questi re e quelle tombe hobbit da quattro sesterzi che facevano, gli Etruschi hanno rovinato questa città. E tu questo lo devi incidere. Così parlò Stanislaus. Ma stiamo correndo un po' troppo. Tu dici? Sono 20 minuti che sto in mezzo ai frate. Aspetta! Ritorniamo alle tre tribù, che si mettono a vive tutte insieme. Col primo re, Romolo. E poi? Nuova Pompilio, Tullo, Stilio, Anco Marcio, Tarquino Prisco, Servio Tullio, Tarquino il Superbo. Risota quando sono piccino. Anche se i re non saranno mai stati solo sette. Numerum magicum. De più? Ma sì! L'epoca dei re è durata dal 753 al 509. In 250 anni, sette re sono un po' pochini. Ma vabbè. Il re, il rex, colui che areggeva il potere politico e religioso. Te l'ho detto. Pisciatica religione, potere politico e religioso mischiatissimo. Eppure boh. E ste tre tribù erano divise in 10 curie ognuna, o quartieri, o borgate. Ogni curia era diviso in 10 gens. Mi stai a dire troppe cose, sì, lo so. Senti, è importante per capire tutto dopo. Che so le gens? Le famiglie allargatissime, tipo tu cugino di terzo grado, che avete lo stesso cognome ma ve vedete forse una volta all'anno nel paesello de nonno finché non muore e poi sparirà per sempre e non vedrai mai più quello. Sono anche le famiglie che sentiamo nei nomi romani, i Flavi, i Giuli, i Corneli, tutte gens. E da questi maledetti bastardi dannati, no, nel senso, discenderanno i patrizi, i senatori, che se magneranno tutto da ste famiglie magiche venute con Romolo, che sa sentivano galla come ripotti. I primi, quindi chi va a Roma, se pia la poltrona. Dentro queste gens c'erano le famiglie comuni iure, che sono i parenti un po' più strettini, tipo tuo cugino carnale. E infine c'è la famiglia proprio iure, tipo tuo fratello, tuo padre, tua madre. Non ti sto offendendo, giuro. Importantissima la famiglia, un microcosmos. In Italia da millenni la famiglia al centro, dove c'è Lucilla c'è Domus. Questa famiglia era sotto la potestà dello stesso pater, perché è lui che comanda. Pure se ti sposi e fai figli, non te ne puoi andà. Devi aspettare che il vecchio schioppi continui a sta sotto di lui. Tu dici meglio così, faccio il bamboccionem. Ma quando mai? Il pater può disporre di te e di tuoi figli come gli pare. Te può venne.
Vedi che belle le famiglie tradizionalissime? La madre si chiamava Domina. Infatti, tutte insieme, solevano mettersi in fila nel foro e... Insomma, divisi così, 30 curie, e la pace durò con Romolo e Numa Pompilio soprattutto. Tanto bravo Numa. Morto lui, basta, basta, basta. È ora di conquistare l'Imperius Cicciosus not facere da Solibus. Sarà latino? Vai, traduci. E quindi con Tullio Stilio, o Stilio si chiamava, no Tullio Sciallinus, Alba Longa, ta ricordi? Rasa al suolo. Fu anche la guerra dove avvennero le famose gesta degli Orazi e Curiazi. Mammo, non te sto a spiegare pure gli Orazi e Curiazi, eh? E quindi? Niente. Abbiamo cominciato ad attaccare un po' tutti. I romani so così, un pochino incazzosi. Discendiamo da Marte. Da Marte! Come quell'altri. Da Ercole! Fossimo discesi dalla montagna del sapone di Efeso, magari facevamo i fabbri. E invece, a botte. Ai tempi di Romolo, la popolazione era circa di 30.000 persone. E tutto al centro abitavano. Tutto al centro. Mo, senza prezzo le case là. Ma con le prime guerre, arrivarono anche gli schiavi, le terre, l'agro pubblico da dividere coi cittadini e il benessere per quelli là. Poi arrivò tutta gente a popolare Roma, venuta da fuori, che ci ruba il lavoro. No, anzi, a fare i lavori che i cittadini romani non vogliono più fare. Nascono così i patrizi. E quell'altri venuti da fuori a lavorare, chissà, i Giovanni, no, i plebei. O vedi? Quando me lo da aspetti, zà, hai svoltato. Prima eri un poveraccio caratro che la famiglia tua. Mo, caporalatus. Verrà poi anche Marzio, che fa le cosette sue. Sono proprio forte a spiegare. E in questo clima bellino, arrivarono i Tarquini, gli ultimi tre re di Roma, gli Etruschi, che si fecero eleggere dalla plebe, promettendogli posti di lavoro. È sempre così, ragazzi, è sempre così. Iniziarono però anche a costruire la Roma che conosciamo. Fecero le fogne, la cloaca massima, e il foro, la piazza dove i cittadini si riunivano. Quindi bravo, sto Tarquinio Prisco. Cosa fecero quindi l'altri? Lo ammazzarono. Ma non ammazzarono il figlio, forse adottato, forse bastardo, Servio Tullio, che come un moderno antico Amleto reclamò il regno e fece anche cose buone. Costruì le cinte de mura, il wall Silvia, il wall Larenzia. E visto che si era creata la plebe, abolì le curie e divise il popolo in 5 classi sociali a seconda del reddito. In prima classe c'erano gli AA, che aveva più di 100.000 assi di patrimonio. E in ultima classe, chi non c'aveva manco un asse, pedasse la faccia. So cosa stai pensando. Quando tornavo al film? No! Che cos'è un asse? Ovviamente la prima moneta romana! No, la primissima moneta romana, in realtà, fu... un pollo! Non è uno scherzo, memo, ma con un senso. La prima moneta fu il bestiame. Polli, mucche, maiali, pecore. La prima pecunia, da pecus, che vuol dire bestia. Poi la prima moneta vera e propria fu l'asse. Un pezzo de rame di una libra, troppo spesso e pesante per essere chiamato moneta. Poi ci fu il sesterzo d'argento, poi il denaro e infine il talento d'oro. Perché non si può comprare il talento, si spende. Vabbè, pure questo, ciao! Tarquinio il superbo, che ammazza Servio Tullio! Niente di nuovo! E lui non si è regolato, già te l'ho detto. Però scusa, lo chiamavano il superbo, è una cosa bella, come Lorenzo il Magnifico. No, nel senso bello della parola. Chiamato superbo perché, ok, ammazzare di prima, cioè, non ti ripeto, abituati. Ma manco seppellirlo! No, la religione! È riuscito a farsi odiare sia dai patrizi che dai plebei. E a carci! Già te l'ho detto. Correva l'anno 509 avanti Cristo, l'anno che segnò la fine dell'età regia! Tutto bello, eh? Un po' lunghino, ma bello. Però una risposta alla mia domanda. C'era una domanda. I fasci littori. Ah! Il re aveva l'Imperium. Ecco perché assoggettava tutte le genti. Imperium! No, è una criptoasse. No! Era il potere decisionale. E lo flexava in giro, camminando preceduto da questi littori. 12. E ognuno in mano aveva un fascio de verghe. Avete una scura in mezzo. No! Sì. Da qui li prese 12 come i mesi dell'anno, 12 come le province toscane, 12 come gli uccelli che vide Romolo, 12.
Ma non me lo potevi dire quando hai iniziato a parlare del re? Tutta sta digressione. Non sarebbe stata la stessa cosa. Adesso ridi perché hai la cultura per poterlo fare, come un etrusco. Mo l'hai capita, vedi? Ma chi è questo che accarezza sto campo di spighe come fosse la streamer a cui ha donato i milioni di Bittus? È il protagonista dello sceneggiato. Ti presento dopo mezz'ora che chiacchiero. Massimo Decimo Meridio. Questo è il suo nomen, questo è il suo nomen. Ma quale dei tre? In teoria, quello in mezzo. Ma comunque, il nome romano era composto da tre parti. Il praenomen, Massimo, che è il nome vero e proprio inteso in modo moderno, quello personale. Poi c'è il nomen della gens di appartenenza. Te li ho detti, Giulia, Cornelia, Claudia. Quindi lui è della gens dei decimi. Mai sentita? Te conosce nessuno, zi? E il cognomen, che era il soprannome, dato in base a una caratteristica particolare. E in seguito verrà poi ereditato. Ti lo so, non si capisce niente, Il nome inteso come oggi è il prenome. Il nome inteso come una volta è il cognome, quello di oggi. Ma così è. Il suo cognomen è Meridio, perché sa sempre l'ora. Come per esempio Attico, quello che abitava all'ultimo piano. Non è vero niente di tutto questo. Un esempissimo fra tutti: Caio, Giulio, Cesiro, Cesare. Ma scopriamo che è nella sua capocina che Massimo accarezza le graminacee. Una proiezione astrale. Dottor Insolitus, perché in realtà è sul campo di battaglia delle guerre marcomanne, quelle di prima. E in mezzo a tutto sto via vai, ecco Marco Aurelio. Colgo l'occasione per ringraziarla che ci ha fatto estrade. Una, l'Aurelia. Grazie. No, ho fatta io. L'ha fatta uno della mia gens. Aurelia. Gaia Aurelio Cotta. Prima del 250 AC. Tua. Doracus. E Massimo viene chiamato generale. E tutti. Ma non c'è stava di generale all'epoca. Oso. Dovrebbe essere il legatus, quello a capo delle legioni, che sta arroccata in provincia a controllarla. E io ti dico, sì, ok. Ma allora ti chiedo, legatus vuol dire quello a cui deleghi? De legatus, letteralmente. Ma che c'è sta a fa qua, se c'è Marco Aurelio? Perché Marco Aurelio andò veramente con le legioni a fa bordellus. Anche se era vecchio, non ci credeva nessuno. C'è andato. Ma allora le legioni falle comandare all'imperatore. Ma che vuoi te? Non sei il legato. Sei un tribuno, un centurione, il primus pilus, capo di tutti i centurioni. Non lo so, ma potrebbe essere pure il legato, Anche se qua ne vediamo una cifra pari grado. Chiunque sia, te fanno capire che tutti lo stimano, tutti gli vogliono beh. È un bel direttore. Evviva il nostro direttore. Lui onora gli dei, Esegue tutti i riti, c'ha la virtus, amato dalla legione romana. Ma come era formata? Cogliamo l'occasione per spiegarlo. Lo so, regà, lo so. Te l'ho detto la storia un po' tantina. Come ti ho detto, nella millenaria scuola di Ocuto, Roma, tutto varia a seconda delle epoche. Anche le legioni, ovviamente. Ai tempi di Romolo, per esempio, ti ricordi le curie? 3 tribù, 10 ognuna? 30 curie? Ognuna di esse doveva fornire una centuria. Parole che comincia a riconoscere da normi della storia quale sei. Centuria di 100 fanti e una decuria, 10 uomini a cavallo. Quindi 110 uomini per 30 fanno 3300 uomini. Questa era la prima legione romana, l'unica che c'era. Oh, eravamo un pochini all'inizio, ma era di tutti i cittadini romani, mentre in quest'epoca le legioni sono più dei 20 sparse per l'impero, ma mischiate con tutte le popolazioni assoggettate, pieni di truppe ausiliarie, di auxilia, e ogni legione ha il proprio vexillum. Eccolo qui, che guai a perderlo. O vergogna, umiliazione per tutta la legione. Decimazione. C'è pure decimo. Scappano tutti, perdi la battaglia, devi ricaricare. No. All'inizio le legioni erano divise in falangi, attaccate alla palmipedes, con in prima linea gli astati. Astati con l'asta. I giovani, che sepiavano le botte iniziali del nemico. Sempre i giovani a morire per i vecchi. In seconda linea i principes, più esperti e vestiti più pesante. E in terza fila i triari, i veterani, i ricchi. Poi in teoria ci sono pure i velites, i super poracci, che stavano davanti agli astati addirittura. Ma in quest'epoca sono stati sostituiti dagli auxilia. In seguito divisero le falangi in manipoli, da 2 centurie l'una. Quindi un manipolo 200 persone, comandate dal centurione. Ecco la parola che sapevi, il centurione. Da centuria, centurione, che diventa 2 centurione col manipolo. No, non è vero, sempre centurione. Poi i manipoli furono sostituiti
riuniti dalle corti. Sì, le parole dell'inno derivano da questo. Lo vedi che te devo dire ste cose, eh? Ogni corte era formata da 3 manipoli, quindi 6 centurie. Sta a capire, dai, è facile, dai, sto a fare in modo proprio di capire. Te deve entrare una capoccina. Ed erano disposti con la fanteria al centro e la cavalleria ai lati. Ma a parte tutte ste belle cosette, te la faccio breve. Ciò che ha reso forte l'esercito romano e gli ha fatto conquistare tutto è stata la disciplina. Ma come i romani? Eh sì! Del tipo che i codardi venivano frustati. Ai ladri veniva tagliata la mano destra, quella della spada. Il generale poteva mandare a morte chiunque, soldato, ufficiale. E le condizioni generali erano durissime. Del tipo che se mangiava male, se mangiava veramente male, peggio dei gladiatori mangiavano i soldati. Una pastina di acqua e grano. I veterani di Cesare erano così abituati a mangiare male che quando ci fu carestia di grano rosicarono, perché dovevano mangiare carne per forza. E che semo, creculi? Te l'ho detto che i valori romani erano drittus per drittus. Come facevamo a convivere con l'etruschi, dai? Ma il mestiere di soldato cambiò quando sparirono queste divisioni tra stati principes e triari. E quando sparirono? Quando iniziarono a ricevere uno stipendio, la cinquina. E se te comportavi male, no, niente cinquina, almeno una quaterna. Fascia dato a cinquina. E si forma la legione che conosciamo. E in questo bel clima d'amicizia torna l'ambasciatore romano. Te saranno arresi sti sudici barbari Marco Manni e chi ci ha mannati? Brutti Marco Manni. Non credo. Che ne sai? Magari sbaglio. Il razzismus mi obnubila. Fallo venire a parlare. Come? La Ned Starkata! Regalevatemelo! Chi fa son culo? Non è bravissimo come ventriloquo. Fai vittis! Non parli latino, non sai manco che stai a di! Invece sì! Guai ai vinti! Non sei Brenno e non stai a vincere! Un popolo, anzi, dovrebbe capire quando è sconfitto. Sicuro? Oh, c'è sempre da ridì! Io lo capirei. Tu lo capiresti. Noi voi essi. Ma falli in latino e declinazioni a sto punto. E poi non lo so, te lo sto a chiedere a te. Lo capiremo fra 300 anni quando c'è in bocca Odoacre che sbraga Romolo Augusto. Sì, l'ultimo imperatore romano d'Occidente, stiamo sempre a parlare d'Occidente, si chiamava come il primo re di Roma. Perché come in tutte le serie TV, trilogie, fumetti, si torna sempre all'inizio. Un lupo guarda Massimo. Che cazzo te guardi? Scusa, era per fare la connessione lupo-Roma. Dagli quei battaglie! Chissà come andrà. Avete interrogato la Sibilla? No, sta troppo lontana. E dove sta? Akuma. La shit! Sibilla di Cuba! Al mio segnale, scatenate l'inferno! No, non esiste l'inferno! Anche questa recriminazione comunista, comunissima, non dovrebbe sapere che cos'è l'inferno. Ci sta a malapena Gesù Cristo. Cristo. Ma allora non segue gli dei antichi. Eretico! Fu così che diventò gladiatore. Fa parte sti barbari. Su che c'ho la mucca parcheggiata male. E allora via. Giochi senza limes. La linea immaginaria che delimitava i confini dell'impero. Si contrappongono le disordinatissime forze barbare alle disciplinatissime legioni romane. Ecco la fanteria, ecco la cavalleria. Ed è proprio dalla cavalleria che va Massimo. Chi saranno? Gli equites, i cavalieri. Inizialmente erano costituiti pure loro dai pater romani, con le centurie eccetera. Poi divenne una classe sociale con dentro anche i ricconi, ma plebei, che il senato se teneva buoni. Sempre uguale tutto, sempre. Questi sono gli ultimi ribellini. Poi torneremo a casa, dalle nostre famiglie. No. Dal nostro raccolto. A questo stavo a pensare. Ah, ecco che era. Dovemo tribolare. Cioè, non noi. Gli schiavi che abbiamo. Viva i latifondi che hanno distrutto l'economia. E uno dei motivi della disfatta dell'impero. Sì! Questo stanno dicendo. Vogliono far credere che questi siano le prime famiglie che lavoravano davvero, ma di che? Ma se tu sei uno che ha fatto carriera? Te l'ho detto, già dalle prime terre conquistate si divise l'agro pubblico tra i patrizi con gli schiavi. Non faranno più un cazzo! Anzi! Oh, siccome col lavoro svalutatissimo c'è stava una cifra di grano a poco prezzo, questo farà malissimo appunto ai piccoli proprietari e creerà tutta una fracca dei poveraccis a cercare lavoro. Dove? Nei latifondi.
tutti. Ma ci stanno già gli schiavi che ci rubano il lavoro ai contadini autoctoni. E certo, è sempre colpa loro, non di questi. Il capitalismus. Distruzione dell'umanità. Cosa dovrebbe insegnarci questa storia? Che se vi ritroverete a cavalcare in una valle verde con dei sandali comodi, vuol dire che sarete all'Eliseo! Hanno riaperto gli anfiteatri. Ah, finalmente! Nei Campi Elisi! Sì! Però, guarda che sta roba di Gesù Cristo non è male. Una religione così moderna. Fai un figurone nei salotti intellettuali. Proscritto! E dagli con un'altra frase effettissimo del film. Ciò che facciamo in vita riecheggia nell'eternità. Wow, ma tu sei filler. Riecheggi su Netflix al massimo. L'esercito sfodera le armi grosse. Come la catapulta. Gli ongari. Presumo sia questo. Pinati. Quelli sono altri. Anche se pure loro sparano le palle de focum. Le balliste. Tutte armi d'assedio romane. Storicamente esatte. Ma che volete fare? Strasciarolettini miei. Ritornate in mezzo ai fratem. Anzi no. Perché anche se i romani non dovrebbero conoscere l'inferno, conoscevano Nerone. Moriga. No, Roma. E poi fortunatamente non stanno a corto dei corti. Quindi i romani gliela fanno. Anche se il lupo che salta tra le fiamme un po' mi uccide di cringe. Cave canem! Cave canem! Parla come saccheggi. Attenti al cane. Colchenus va. Glaces. La spada de mago. Ma perché ste scene fomentanti strane, il fuoco, la spada? Alla Marvel decimo meridio. Azorai. E Massimo sta già per morire più di una volta. Ma so 3 ore di film. Sì, dai, non esiste la tensione ora. E infatti vittoria ad Maiora. E dai, canto di battaglia risalente all'epoca regia, con musica tristina, telecamera che traballa, arte. Spostiamoci insieme alla legione per incontrare Lucilla, la seconda figlia di Marco Aurelio. Perché la seconda? Ma facci vedere la prima. Non ci sta. Perché Marco Aurelio ha avuto 4 figli. Da quello che leggo io nei libri che ho comprato. Perché altri dicono 13. Wikipedia 5. Vedi te? Vabbè, la primogenita morta. Olè. La secondogenita lei. E infine 2 gemelli. Ma quanti gemelli nella storia? Uno di essi. Voilà. L'altro era lui. Gioacchino Felice Commodo. Joaquin Phoenix. Prossimamente in Animali Fantastici Spritz 3. Che sparlotta con la sorella sull'imminente morte di loro padre. È il 180 dopo Cristo. Tocca a me, eh? Che bello. Ma te pensi che il film darà retta alla storia? Ma prima de morì, deve nominare il suo successore. Ma come successore? La smetti di cazzeggiare con quel mazzetto di rosmarino? Ma il dittator non più al potere. O lo nomina al senato? No. Nell'epoca alto imperiale si torna ai re etruschi, in pratica. È tutto ereditario. Dopo il parente sonem della repubblica. SPQR. Senatus Populusque Romanus. Il senato è il popolo di Roma. Quindi papà sta per annunciare me, vero? Sì, l'ha fatto già 3 anni fa, però. Ti ha chiamato il sole nascente. E state a regnare insieme. A posto. Ma voglio regnare da solo. E la prima cosa che farò... Non cominciamo con le cose strane, per cortesia. Sarà organizzare i munera. E che so i munera? Letteralmente sono gli oneri che un uomo doveva svolgere. Come per esempio quelli funerari, che c'entrano col titolo del film. Perché sì, i giochi gladiatori inizialmente si facevano esclusivamente per i morti. Un po' diverso dai funerali de mo. Non vedo l'ora che crepi di nonna, così sei divertivo. Iniziarono nel 264 AC. Ho preso freddo. Grazie a Marco e Decimo. Ma potevano chiamarlo Marco Decimo Meridio a sto punto. Sarebbe stata una bella cheat. Per onorare il genitore Giunio, Giunio Bruto Pera. Per il cognonem soprannomen. Chiamato così perché ci aveva la testa pera. Che era appena morto. E che fanno questi? Ne aumentano il numero, facendo combattere 3 coppie di gladiatori. Anche se pure qua si dice che siano stati gli etruschi i primi a istituire i giochi gladiatori. Oh, hanno rotto i coglioni sti etruschi, tutto loro vogliono fa. E i giochi furono istituiti probabilmente per sostituire i sacrifici umani, che fai zacche de fine nel pubblico. Meh. Così morivano uguale, ma almeno a gente si divertiva e loro si potevano difendere. Anche se l'ambulanza ti fa intuire come finiva di solito tutto. Dai, ma è il destino.
Ma perché si ferma sempre qua sotto? Da quello che dice Commodo, capiamo che era appassionatissim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 
Piper al tutto, Alfonso Signorinus Gossipum, dice in giro che la moglie di Marco Aurelio, Faustina, figlia d'Antonino Pio, precedente imperatore, sia un po' birichina e l'avesse tradito. Popo con gladiatore! Che sia per questo che hanno scelto Commodo per sto film? Perché indovina chi è nato? Chi è nato? Non lo so, chiamate gli aruspici! Tu sei nato! Ma potrebbe benissimo essere che fosse solo una cattiveria messa in giro dai detrattori di Commodo. Le famose fecum novum. Cattiveria avallata dalla sua passione per i giochi. Ma non solo come spettatore, eh. Cioè, combatteva proprio nell'arena. Continuo dopo. Perché siamo arrivati nel castrum. Andiamocene subito. L'accampamento romano. Lo so. Era una simpatica burlam. Intanto Marco Aurelio si complimenta con il suo figlioccius mai esistito. Mi onori troppo, Augusto. Cesare. Ma i Cesari non erano quelli prima degli Augusti? Sì, ma Adriano si è tenuto per sé il titolo d'Augusto e ha nominato il successore Cesare. Quel fracigonem. Chiedimi quello che vuoi. La parola dell'imperatore è una sola. Vuoi andare a casa a contare i denari fatti col grano? Posso andare? Il sogno di Thanos, che caruccetto. Se ti piacerebbe. Una parola sola. No! Ecco pure Commodo. Bella Petteum. Pure tu bacetti. Sei arrivato, eh? No, no, ma Commodo. Avevo finito. Davvero? Sì, tutto merito mio. Una battaglia che verrà ricordata negli annali. Ma Quinto Ennio l'ha già scritti 300 e più anni fa. E poi è merito di Massimo. Ma no, è tutto merito suo, Cesare. Ma figurati, la portati te in battaglia. Io non so che cazzo ci sto a fa qua. Non son degno. Dopo di lei. Pago io il conto? Non t'azzardà. Alza il gladio un po'. Sì. Alzalo te comodo. Ma quanti erano sti barbari? Più di 5.000? Perché se così fosse, ci aspetta il trionfo a Roma. Il festone che famo se un condottiero col suo esercito ammazza più di 5.000 nemici. Nell'epoca regia almeno. No, erano de meno. Allora ci aspetterà solo un'ovazione da Ovis Pecora. E che fanno? La sacrificano. Un downgrade drastichino. Ma mi stai dicendo che ovazione deriva da Pecora? Ovvio. Ma quindi quando festeggiamo dovremmo fa tutti beh? Beh! Però, oh, Marco Aurelio ha occhi solo per il personaggetto filler. Rispetto al sangue del suo sangue. E mi sa che ti ricerchi i complotti. Ma perché Massimo guarda quanto è bravo. Si fa un giro tra la gente che soffre. Perché lui si sente più dalla parte del popolo. Tipo Spartaco. Ma lo vuole fa quando gli pare. Sei parte del problema degli sfruttatori agricoli? Quelli come te hanno contribuito allo sfascio dell'impero più grande e stabile, Caput Mundi! E condivide con Spartaco anche la voglia di tornare a casa. Condividerà anche altro con lui? Vedremo. Intanto vai dagli ufficiali, vai, che quello è il posto tuo, Hipsterus. Che sono tutti generali, pure loro. Non si capisce cosa intendono con generali, non può essere legato a questo punto. Sono troppi, centurioni, veramente. Boh. E Commodo si prodiga in un'altra fondamentale pratica di Roma, la politica. Ma come funziona la politica in epoca romana? Facciamo un passo indietro. Aridaie! Un altro passo indietro e diventa un moonwalker sto video. Che, visto che stiamo qua, ti posso dire che la politica era strettamente legata all'esercito. Perché per iniziare a fare carriera, il cursus honorum, dovevi aver fatto minimo 10 anni nell'esercito. Poi te potevi presentare. E se ti eleggevano, iniziavi come questore. Un assistente dei magistrati del più alto grado. Aiutava con la contabilità dello Stato e risolveva delitti. Un detective. La carica durava un anno. Dopodiché c'era un bivium. Potevi o essere promosso alla carica dopo. Junin. Ma vaffanculo. Quella dell'edile. Gli addetti alla sovrintendenza dei teatri, degli acquedotti, di tutte le robettine. O bocciato. E se venivi bocciato, non potevi ripresentarti per far carriera per 10 anni. Impensabile ora come ora. Quindi edile o edile o sedile. Poi se gliela facevi essere promosso ancora, diventavi pretore. I presidenti dei tribunali, inizialmente scelti tra i capi dell'esercito, e in tempo di guerra dovevano tornare a farlo. Poi c'era il censore, che durava 5 anni, perché ogni 5 anni si faceva il censimento, la denuncia dei redditi. Ma soprattutto il censore era anche quello che controllava l'artri.
Aia, aium. Doveva indagare su tutti quelli che aspiravano a qualsiasi carica pubblica. Poteva cacciare la gente dal Senato addirittura. Il censura. Famosa fu l'operazione del censore di Pietrus, chiamata Manus Mundae. E infine, dopo tutta sta scaletta di cariche, c'era la più altissima, carichissima, levissimus. Quella del console. I consoli, due. Ed è bellissimo come si eleggevano questi consoli. Perché in teoria uno doveva essere plebeo. Quindi facevano elezioni imparziali che non favorivano l'aristocrazia. Si osservavano le stelle. Ah, andiamo bene. Come dite, stelle? Quali sono le personae gratae agli dèi? Tutti quelli benestanti con famiglie antiche. Che schifo. I plebei, blood. Ma non vabbiate con noi, piate va con le stelle. Menategli. I consoli pure duravano un anno. E all'anno in questione gli si dava proprio il nome dei consoli. Anno, da annus. Anello, il mio annus. Non cominciate con i doppi sensi. Stiamo parlando di storia, su via. Avevano pari poteri ed entravano in carica le idi di marzo. Idi di marzo, il 15. Sempre per la vicinanza di Roma a Marte. Marzo è il mese suo. Come i primi re, i consoli erano anche papi, capi del potere religioso. Presidievano tutte le assemblee e guidavano l'esercito in tempo di guerra. Metà per uno. Agli inizi una legione per uno. Oh. Quindi dopo l'epoca regia siamo passati a due. Dai, siamo un po' di più. Sta robetta dei consoli era pure pratica, perché se ne moriva uno, c'è stava sempre l'altro. Ma tu mi dici assemblee? Quali sono ste assemblee? Sono un po' i comizi curiati, i più antichi, dalle curie appunto. Solo i nobili pater ne facevano parte. I discendenti di Romolo! E di Marte! E di Venere! Ma col passare del tempo persero potere. Quindi, c'era l'assemblea centuria, il real dial, l'espressione del popolo guerriero, a cui potevano partecipare tutti i cittadini. Patrizi e plebei, che avevano compiuto servizio militare, quindi con il diritto di voto, se no no. Tra l'altro, sì, come abbiamo visto un po', a Roma funzionava che chi era più ricco aveva più vantaggi politici. Ma è anche vero che pagavi più tasse e dovevi servire più anni nell'esercito a rischiare la pellaccia e... Tante più tasse pagavi, tanto più dovevi stare nell'esercito. Ammazza, pensavo il contrario. Vabbè, ma te l'ho detto. D'altra parte potevi fare carriera solo partecipando nell'esercito. Ah, e non finisce qui la fregaturus. Perché le centurie erano 193 in totale. Ma la prima classe, tra le 5, i più ricchi, ne avevano 98 su 193. Quindi sempre la maggioranza. È sempre così, è sempre così. 98 centurie, di cui 18 di cavalleria e il resto fanteria pesante. Perché ogni classe si doveva armare a proprie spese inizialmente. E questi erano armati di tutto punto: lance, armature, elmo, pugnale. E manus manus andavi giù di classe, manus manus calava l'equipaggiamento. L'ultima classe c'aveva bastoni e sassi, proprio da Louis Vittopulos alla Bancarellum. E in tutto questo i plebei cominciarono ad avere dei diritti. Ad avere. A prenderseli. Monte sacro. Monte sacro. Che cos'è? Andatevi a leggere una storia magica di debitori. Cominciarono a poter esercitare il loro giorno in pretura, eccetera. Qua stavo ancora inizio film. Ti do qualche spunto per andare a cercare. Da qui nacquero però i comizi tributi. I plebei riuscirono a eleggere i propri magistrati. E poi con i concili della plebe, i loro plebisciti, plebe plebisciti, piano piano diventarono leggi per tutti i cittadini, anche i patrizi. E in mezzo a sto groviglio di assemblee, politicanti, ricchi contro poveri, poveri contro ancora più poveri, ci stanno i consoli. Alla fine del loro mandato diventavano senatori a vita. Pratica antichissima de parcheggium de politici. Però appunto, sto potere i consoli ce l'avevano in due. Avevano il diritto di veto l'uno sull'altro. Quindi non solo devono mettere d'accordo l'assemblea, ma se devono mettere d'accordo pure tra di loro. Un casino. Ed è proprio così che il senato ha cominciato a sciallarsi, a fa un po' come gli pare. Ma ci parli meglio del senato? Dopo. Per ora ti basti sapere che nell'epoca imperiale non hanno i poteri che avevano nell'epoca SPQR, come per esempio quello di eleggere un dittatore per 6 mesi. Eh? Così imparate a voler l'uomo forte al comando. Vero, ma se può sempre sostituire con un altro. Siamo espertissimi pure in questo. E perché non massimo? Con un esercito avresti potere politico cheat. Perché so io l'erede, designato da anni. Regà, va bene complottare, ma proprio davanti a lui? È comodo il cattivo di sto film, sicuri? Ma le facce di sti due quando se ne va?
comodo rovina tutti i piani pensionistici di Massimo, chiedendogli di restare per la gloria di Roma. Io e te, una specie di consolato. Solo che te vale in cazzo. Anche Lucilla è qui. Guardala come te spizza. E non se facesse vedere da suo marito Lucio Vero. Tranquillo, è morto, quindi è vedova. Anche tu? No. Rimedieremo. Marco Aurelio incontra sua figlia e gli dice che piuttosto de comodo, meglio te. Guarda, anche se sei donna, colpa tua. Oh, ma non è più come una volta. Se siamo emancipates, ci possiamo persino amministrare la dote. Fammi salottini filosofici, lascia fare. Ti vedo bello Arzillus, padre. Ma non stavi morendo? Sì, purtroppo c'ho una brutta malattia. Che malattia? Peste. E che cazzo ci fai in mezzo agli ufficiali? No, no, dai, forse è solo vaiolo o morbillo. È uguale, non l'abbiamo avuto da piccoli. Ma lo attacchi a mio figlio? Questo sta per morire di peste. Questo va... va in giro sgargiullissimus. Mi raccomando, dà una mano a tuo fratello. Come no? Ordinerò una congiura che contribuirà alla sua follia. Si vede pure nel film. Vabbè, è un classico degli imperatori. L'importante è che passiate del tempo insieme. Il giorno dopo Commodo te fa vedere perché lo chiamavano l'Ercole Romano. Andava in giro con la pelle di leone in caposcia. Lo chiamavano, cioè si chiamava da solo. Cringissimus. Mi chiamavano! Perché come si soleva dire ai tempi di Seneca, gliela molla! Va, tutte mossette. Se siamo fermati. Avevamo finito. Bravo imperatore! Non solo combatteva contro le persone, ma combatteva pure contro le bestie. Staccava le teste agli struzzi in corsa e ci minacciava la gente. Pori pennuti. Una volta uccise 100 orsi in un giorno. Pori tettini. Anche Caracalla disapprova. Lui con gli orsi ci magnava insieme. E dormiva. Dormiva. Dormirà. Con un leone. L'imperatore dei gattari. Venite a Roma a visitare il Neco Caffè di Caracalla. Sto contento però che fanno vedere che mena. E che non è solo un politicante fiaccus. Perché non puoi esserlo nell'antica Roma. Devi menà. Massimo rincontra l'imperatore. Disturbo? Sto meditando. Passo dopo? No, sto a scrivere le meditazioni, i colloqui con me stesso. Parli da solo? Vedi quell'impero? Il mondo che ho creato io. Frebutis, frebutandum est. L'hai preservato più che altro. Perché l'ha creato Giulio Cesiro. Chi? Cesare, mi potresti dire. Oppure Traiano, che gli ha fatto raggiungere il suo massimo splendore. Ha conquistato tutto l'Oriente. O vogliamo parlare di Adriano? Ho capito, faccio un po' schifo. Non ho detto questo, c'è sta sempre Nerva. L'anonimo. 20 anni ho governato. 19. Anticipiamo il film? Senza cazzeggiare i duelli. Esecuzione diretta? Scusa. Ed eccomi qua. 19 anni dopo! Cosa mi è rimasto? Un fio mezzo scemo e una moglie che mi mette le corna. Ma non è detto! Sì, lo scrivono tutti! Oltre al fatto che sono un musone. Filosofo. Tristonem! Fa mafia bene. Raccontami un po' di te. Massimo Decimo Meridio viene dalle colline del Turgilo. Ertuvello, conosco benissimo. C'ho un amico là, Erpatatus. Io pure senza coltello posso girare. Turgilo, in Spagna. Ma quindi sei nato in provincia. Fuori dal raccordus. Fuori dal raccordo. Sopra tutti i barbari, sotto tutte colonie. Scherzo. Forse. Sono lontani i tempi in cui dovevi essere patrizio per fare carriera. E soprattutto le antiche famiglie sono quasi tutte morte. Ma sei rimasto solo tu, che sei filler. Ma io vorrei tornare a casa. Già t'ho detto, ho capito. E sì, tornerai. Ma prima c'è un'ultima sciocchezzina che vorrei tu facessi per me. Dimmi tutus. E che c'è? T'accompagno ai postae. Il cursus publicus. Devo andare a prendere il bucatum. Dovresti ripristinare la Repubblica. SPQR. Poraccio questo. Il plot di sto film è tutta la famiglia imperiale messa a colla. Figlio, figlia e padre. Ma che cazzo? A saperlo sarei stato meno valoroso. Diventerai il protector di Roma. Porrai fine alla corruzione. Ridando il potere al senato. Non mi tocca! T'ho appena detto che voglio tornare a casa. È proprio per questo che lo devi fare te. Allora voglio il potere. Viva la dittatura! Troppo tardi. Tu rispecchi i valori antichi di una Roma ormai perduta. Com'è il cristianesimo? Fa schifo. Non so così male, dai. Ma lo vedi? Tu onori gli dèi. Devi essere te. Perché non vuoi. Come Jack the Lost. Guarda, ok. Ma come?
intendi per porre fine alla corruzione? Conosciamo lo stesso Senato? No, perché ancora non mi hai detto quasi niente. Aspetta, se diamo il potere al Senato, prima o poi ricomincerà a ingrassare e a ricercare l'uomo forte. Così sono nati gli imperatori. Non stai pensando però che in sto film giudichiamo azioni di gente vissuta millenni prima di noi in base ai valori moderni? Perché non è che possiamo empatizzare con gente abituata a vedere altra gente morire ammazzata male per divertimento, come fosse normale. No, è brutto. Quindi lo faccio perché per me Commodo è cattivo e bisogna fermarlo. Faccio come avrebbe fatto Antonino, il predecessore. Cheat sua vera quando doveva risolve cose. 23 anni ha governato Antonino. Nessuno ha cercato d'accortellarlo, di buttarlo una cloaca, niente. Esaudirà il desiderio di questo povero vecchio silente style. Mi prometti che ci pensi? Va bene. Ma no, gli di va bene, digli di no. Lo vedi come fanno quelli che vogliono accontentare sempre tutti? Massimo, l'uomo che voleva essere lasciato in Pax Jonathan Joe Astrum dei tempi antichi, e non riesce a trovarla sta Pax, manco un secondo, perché esce Meridio. Te prego pure te no. Come va? C'ho sta feritina alla cazzo, ma tutto a posto. Cosa voleva il papi da te? Augurarmi il buon ritorno a casa, ciao. Aspetta, in sta scena te fanno vedere che Lucilla non è una sprovvedutina, è una complottara, gioco del muori pure lei, storicamente esatto. Ed è preoccupata per il futuro dell'impero, come il padre. Ma voglia te, se splitta fa 300 anni e dopo le dovute condoglianze per il marito Lucio, è successo 11 anni fa, sì, nel 169. È da tanto che se vedemo, l'hai detto pure tu. Parlano di suo figlio. Come si chiama? Lucio. Per praticità, come gli antichi. Non è che stiamo a perdere tempo. Morto un Lucio, se ne fa un altro. Ma in realtà era tutta una scusa per il flirtes. Prego sempre per te. Lo apprezzo molto. Prego Venere. Se beccamus. Massimo si ritira nella sua tenda per fa i riti religiosi. Eccoli qua. Fondamentali nella quotidianità romana. E quali dei prega? Passetto indietro. Dietro. Tante, tantissime. Innanzitutto gli dei si dividevano in dei maggiori e dei minori. Gli dei maggiori, indovina quanti erano? 12. E sono Venere, Afrodite, Marte, Ares, Giove, Zeus, Diana, Artemide, Minerva, Atena, Mercurio, Hermes, Nettuno, Poseidone, Vulcano, Efeso, Vesta, Estia. Qua hanno aggiunto una lettera e basta. Giunone, Era, Cerere, Demetra e Elios. Apollo. Che questo non è proprio stato assimilato completamente, perché Apollo era il dio del sacco di roba. A Roma solo quello del sole. Li sapete già. Dai. E sì, l'avemo tutti frebutati ai greci. No, si chiamano in modo diverso. Un'idea parallelum. Più che fregati li abbiamo assimilati, appunto. Oh, i pianeti non si chiamano Zeus, Ares. Come si chiamano? Pecca sti denari. L'ingiustizia del plagio, proprio. Non solo gli emo fregati ci hanno pure chiamato i pianeti. Non si fa così. Però aspetta, allora, senti. C'era un senso nel fregarsi gli dèi delle popolazioni assoggettate, compresa la Grecia. Perché, innanzitutto, i romani credevano che una popolazione senza dèi non si poteva ribellare. Glieli rubavano letteralmente. Ti ho preso il naso. Ti ho preso Gesù. La domanda non è come si uccide un dio. La domanda è come si ruba un dio, cercando di corromperlo. Gli dicevano: venite dalla parte nostra, famo tempi più belli. Mando state con sti poracci, l'avete visto l'impero di Roma. Ma questo è uno dei motivi per cui Roma ha retto con tutte ste province. Le popolazioni assoggettate potevano continuare ad adorare i propri dei, perché Roma li accoglieva in mezzo ai suoi. Non li ha mai repressi, finché non hanno cominciato a essere un po' troppo cagacazzi. Tutta questa religione era importante anche per disciplinare i ragazzi romani. Anziché rifare il letto la mattina, rifai il letto la mattina e vai a fare i riti. Mana certam, a Roma ci furono 30.000 dei. C'era un dio per tutto, uno importantissimo e 100% romano. Non l'abbiamo fregato a nessuno. Era Giano, il bifronte, perché vedeva nel passato, nel futuro, nell'accusativo, in tutte le declinazioni. A cui è dedicato il mese gennaio. Un'altra che fa taglià è la dea dell'abbondanza del raccolto. Come si chiamava? Ops. Ha senso. Tutto quel grano trasborda, casca e i contadini fanno ops. Ma il mio preferito è sicuramente Sterculo. O Sterculo, il dio delle concimazioni. Un breve estratto dei suoi sostenitori.
venerato dagli agricoltori, no? Il concime e dalla gens dei Morandis. No, scherzo. Un saluto al maestro. Tutti di diverse categorie, ma mai bestemmie. Anzi, dovevi compiere i riti e muto. E ringrazio. E Massimo li esegue. Tutti a 30.000. Per intercedere per la sua famiglia. Valefor, pensaci te. Ma questo è il ragazzino della vita è bella. Ragazzino. Ormai sto ragazzino ci avrà un ragazzino più grande di lui qua quando era ragazzino. Me l'ero scordato però. Lavorava, eh? Mai una volta che gli è vada bene in famiglia. Mai. Bacetto al pupazzetto. E arriva Cicero. Cittina Cicerone. Il principe del foro? Rimandino? Chi se ne frega? Ci frega che nella tenda di Marco Aurelio, Commodo è venuto a cercare un pochino di amore paterno. Tu non diventerai mai imperatore! E nemmeno cabarettista! Ha presa bene? Vuoi aggiornare il diario? Commodo pare, pare prenderla bene. E quale uomo più bello, intelligente, affascinante, simpatico, modesto, di me? Ma ha rubato il lavoro? Russell Crowe. Abbiamo scelto lui perché è un legionario di prima fascia. Vittoria. Ma solo fino a quando non ridarà potere al popolo, eh? Perché ho sbroccato tutto de botto. Come Silla. E chi è? Non conosci Lucio Cornelio Dalla? Silla? Chi è Silla? Nato nel 138 a.C., fu forse il primo vero dittatore di Roma. Non imperatore, dittatore. Era un uomo dedito a fa botte e a farsi mantenere da prostitute greche. Fu il primo a far combattere i leoni quando fu eletto sedile. Ed era un uomo del mondo di mezzo. Lucio Carminati Silla non si sentiva né aristocratico, benché lo fosse, ma povero, né dalla parte del popolo. Ogni tanto sa sgrifissava, perché ha fatto di tutto per raggiungere il potere. E ce la fece. Ha fatto pure ammazzare un suo rivale da uno schiavo e poi ha fatto ammazzare lo schiavo. Così gli si riconobbe il titolo di Felix, diventando Lucio Cornelio Silla Felix. Felicis. No, ma Felix vuol dire felice. Quindi la pozione si chiama tipo Felice Felicioso. Pare il nome di un signore campano. In questo caso significa uomo della provvidenza. Inoltre fu Silla a inventare i fusilli. No, il culto della persona. Fu il primo a coniare monete col suo profilo, ma fece l'errore di espropriare i beni degli avversari politici per ingrassare i suoi soldati. E tra i suoi avversari c'era proprio lui, Caio Giulio Cesare. Il pezzum grossum. Ha fatto una cazzata. Silly Silla, Silly Silla silente. E fu il primo anche ad abdicare. Come gli gira? Perché si innamorò. Ma dai, si innamora di una 25enne a 60 anni. Sì. Però la storia tra loro due è carina, dai. Sta ragazza, Valeria, gli toglie un capello dalla toga. Silla si gira stupito e lei gli fa: scus, volevo essere partecipo anche io un pochino della tua grandezza. Ah, ho fatto la mia parte, dai. E lui si innamora e manna a fanculo tutto. Sarebbe potuto succedere tutta un'altra cosa nella storia. La storia è cambiata completamente, ma non è successo. Per un capello. E quando morì, sulla tomba volle scritto: nessun amico mi ha reso servigio, nessun nemico mi ha recato offesa che io non abbia ripagato in pieno. Me coglionis! E quindi pure io abdico! Sei contento che te sbacco il futuro? Belle papà? Do Flamingo! Ma devi smettere di toccare la gente! Commodo! Al terzo smacco in mezz'ora di film, cede! E io non so se biasimarlo! Non mi ha mai voluto come figlio! Ma non è vero! L'hai letteralmente detto a Massimo 10 minuti fa! Se solo tu mi avessi abbracciato una volta! E piagni! Oh, Commodo! Tu sei uno che ammazzava una tigre al giorno! Prima di far colazione! E qua te manca l'amore paterno! Mentre Marco Aurelio sta prendendo un coccolone! Ma serio? Stai uccidendo tuo padre, Larry! Volevo solo che tu fossi fiero di me! Scusa! Ho fatto la cazzata! Non dice. Se tu fai così schifo, è colpa mia! E nonostante la malattia, si abbracciano. L'abbraccio che ha sempre voluto e che ti do per pietas. E Commodo se lo gode. Il primo abbraccio lo stringe forte. Lo stringe forte e forte. Lo stringe forte, 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 forte. Marcare? Marcare? Purtroppo muore. E tutti scandalizzati. Cattivo, ha ucciso il padre. A parte che se aspettavi un'altra mezz'ora, moriva di malattia da solo. Ma poi, pare che sia una cosa rara. È tutto un complotto. L'era degli imperatori è prima. Te lo sto a dire. Tutti che provano a piasse il potere, accortellasse, accortellasse e piasse il potere. Repetita Juvent. Svegliano Massimo nel modo più furtivo possibile.
possibile. Ah! Tezzacagnus! Sempre allerta! Massimo! Non ci crederai mai! Ma 5 minuti dopo che mio padre t'aveva dato il potere, e l'avevi sentito solo tu, l'imperatore Marco Aurelio è venuto a mancare. Ha mancato la vita, schivata proprio. Mo si chiama Manco Aurelio. Ma che lutto brutto. Com'è morto? Di malattia. Ma se stava a curare? Infedele! I malanni vengono dagli dèi. Hai raffreddore? Colpa tua. È un castigo. Ma so preso freddo? T'hai ricoperto? No. Colpa tua. Castigo. Sai che non è sbagliatissima come ragionavano i romani dell'epoca? E mo che famo? Io ti chiedo la tua fedeltà. Normale amministrazione. In st'epoca gli imperatori sono tutti ereditari. Ma mica te ribellerai. Cuoque qui qua paperino, legatus mio. Dai, che sei vestito da Jedi. Non famo che mi diventi Sith. Prendi questa mano, ispanico. Ma Massimo non la prende. Ma questo è un coglione. Massimo, sfidi l'imperatore così? Ma quante offese deve ricevere, Commodo? Prima di sbroccare completamente. Ma questo è il prequel de Joker. La sorella ci mette il Caricus. Oh, wow. Azzi due. Il doppio Will Smith. Ma è passata? Tutto a posto. Mentre Massimo, che poteva cogliere l'occasione per tornare a casa, non lo fa. L'onore glielo impedisce. Via con la rivolta all'usurpatore! Usurpatore di che? È il figlio. Ma poco prima di morire, Marco Aurelio mi ha dato pieni poteri. E io ci dove crede? Senza prove? Ma ha ammazzato l'imperatore! E allora? A morte. A morte. Per forza. Potevi dargliela sta mano. E poi sei complotta. Le basi, sì. E la mia famiglia? T'ammazziamo solo quella proprio iure. Non tutta la gens. Contento? No! Mica potete far così. Io ho dei diritti. Ma che cazzo dici? Ciao! Sapevi di avere dei diritti? Le leggi delle 12 tavole dicono di sì! Il primo testo di diritto della storia di Roma! Oh no, scusa! Della storia! E basta! E non mi riferisco a una serie di regolette scritte come il codice di Hammurabi, so buoni tutti, ma proprio alla nascita della scienza del diritto! Il diritto! Lo ius! Ius! Mamma mia! Se tu puoi chiacchierare senza essere scannato o asterisca, se non sei equiparato a uno sgabello, è grazie a noi! Prego. Porello Massimo. Ma Commodo, ha fatto la mossa più intelligente mai vista in un film di Hollywood. Strozza il padre, ammazza questo, risorto. Per una volta, oh. Infatti lo portano in mezzo alle fratte. Infratti. Per l'esecuzione. E il buon romano che fa? Prega, prega, ridi. Ma mi ammazzo dalle risate, perché ogni volta che prega dice padre mio, può far di tutto. Soprattutto il dio cristiano. Così empatizzi. Ma di nomi degli antichi dei! Dammi una morte onorevole! Non da voraccio con la jugola tagliata! Come si usava tra i gladiatori. E sti due, da bravi romani onorevoli, che gli vogliono pure bene magari, accettano! E Massimo? Infamia! Disonore su tutta la famiglia dei decimi! Decimateli! E che doveva fa? Ha fatto bene! No! Un problemone del fai film storici! Coi valori moderni! E che se comportano al contrario di come dovrebbero! Se te condannano a morte, perché quell'altro ha vinto, te stai zitto e mori! Offri la gola, forza! Recipere ferrum! Questi erano stati pure Carucci a date retta! Lo pia pure per culo! Bisogna sempre proteggere le spade per l'inverno. Io potrò anche morire qui, ma sei tu che hai perso di fronte agli dèi e a quelli che ci stanno a guardare. Oculus! Eh? Occhio! Massimo versus pretoriani. E chi sono i pretoriani? E i guardie. E anche le guardie del corpo dell'imperatore. Anche se talvolta l'imperatore come bodyguard usava, indovina chi? Gladiatori. Massimo si prepara alla battuta! Non il cavallo, non il cavallo, non il cavallo! Chi ha preso? Non il cavallo! E taglie! Perché gli serve per fuggire? Portandosene appresso un altro. Tipo carrelletto. Ma perché? Non è epico come cavalcare da solo verso il tramontum. Però è intelligente. Lo fa per poterlo cambiare quando quell'altro si stanca. E galoppite, galoppite. Finalmente vediamo i possedimenti di Massimo. E lo vedi? È una guerra tra ricchi. Vorrei sapere la vita di sto schiavo invece. Eh? Sarà stata 10 volte peggio di quello che sta per succedere. Ma forse no. Bello che la gnappettam parla proprio in italiano. Mamma, i soldati!
Guarda il labiale. Dovrebbe parlare in latino. O è bruttissimo in spagnolo. Vabbè. E corre tutto felicino verso l'eclisse. Hanno tamponato la creatura! Vandali! No, quelli arrivano verso il 450 dopo Cristo. Che tempi brutti. Corri Massimo, corri dentro Windows 98! Ma arriva troppo tardi. È già iniziato 35 minuti fa. Manco il cavallo regge a sta vista. Un Nettuno mi sento male. Dove stanno la moglie e il fio de Massimo? È killa. Crocefissi? Può essere. Andava de moda ben prima di Gesù, eh? Brutto, bruttissimo. Bella scena, resa bene. Su ste scene, sto film, non gli si può di niente. La sofferenza c'è. Anche se la gallina non mi partecipa al dolore collettivo. Sacrificata per onorare i morti! Massimo ormai ha perso tutta la voglia di vivere. Per la famiglia? Può essere. Secondo me, per il grano. Ma perché hai bruciato il grano? No, gli interessa più della famiglia, porello. Vabbè, ma ragazzino è morto subito. È stato acciaccato da 800 cavalli. Cosa ci hanno lasciato per appenderlo? È morto veloce per forza. Misto alla stanchezza del viaggio e le ferite, praticamente si fa acchiappare dagli schiavisti. Mentre continua a flashare la clip più usata di sto film. Al grano, pensa. T'avevo detto. Gli altri gli intimano di non schiatta, come sto tizio, un basso cartaginese presumo, che gli pulisce la ferita, dove i vermi lo davano morto tre bozzoli a uno. Non morì, che te danno un pasto ai leoni, roba che costa altro che te, 150.000 denari l'uno. Per farti capire, la paga d'imbracciante al giorno era di 25 denari. È come se per ogni giornata dei giochi sfasciassero mare de morte, anche 9.000 in un giorno, come Cesare. Riabbiocchete, rimettiti in forze, perché ci rivediamo al prossimo video! Ma come trono, quasi 2 mesi senza video e non ce l'ha fatto uscire tutto! Lo so, raga, mi dispiace, non ce l'ho fatta per ventura. Mi sa che escono fuori più di 3 ore di video, sto giro non mi sono regolato. La grande tradizione dei video spezzatini, dividi e timpera! Però sto periodo sono stato anche un po' malino, mi sono perso le chiavi dalla macchina, un delirio. Ma non è una scusa, Roma non si è costruita in un giorno. E manco sto video. La parte 2 arriva presto, ciao ciao!